Riflessioni di Fernando Pessoa, tratte da Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares. Dicono che il tedio è la malattia degli oziosi o che attacca solo coloro che non hanno nulla da fare. Eppure questo malessere dell'anima è più sottile. Più che i veri oziosi, attacca coloro che hanno disposizione per essa e coloro che lavorano o che fingono di lavorare, che nella fattispecie è lo stesso. Non c'è nulla di peggio del contrasto fra lo splendore naturale della vita interiore, con le sue Indie naturali e i suoi paesi sconosciuti, e la sordidezza, anche se in realtà non è sordida, della quotidianità della vita. Il tedio pesa di più quando non ha la scusa dell'ozio. Il tedio dei grandi indaffarati è il peggiore di tutti. Il tedio non è la malattia della noia, di non aver nulla da fare, ma una malattia maggiore, sentire che non vale la pena di fare alcunché. E poiché è così, quanto più c'è da fare, tanto più tedio bisogna sentire. Quante volte sollevo la testa vuota del mondo intero dal registro sul quale sto scrivendo? Sarebbe meglio per me oziare, non fare nulla, senza aver nulla da fare, perché così assaporerei quel tedio, anche se reale. Nel mio tedio presente non c'è quiete né nobiltà, né il benessere del malessere. C'è un enorme annullamento di ogni gesto compiuto, e non una stanchezza virtuale dei gesti che non compirò. Ho chiesto così poco alla vita, e quel poco la vita me l'ha negato. Un guizzo di una fetta di sole, un campo, un poco di tranquillità con un pezzo di pane. Non sentire molto il peso di sapere che esisto. Non pretendere nulla dagli altri e che gli altri non pretendano nulla da me. Tutto questo mi è stato negato come chi nega l'ombra, non per mancanza di buon cuore, ma per non dover sbottonarsi la giacca. Pieno di tristezza, scrivo, nella mia stanza tranquilla, solo come sono sempre stato, solo come sempre sarò. E penso se la mia voce, apparentemente così incolore, non possa incarnare la sostanza di migliaia di voci, la fame di raccontarsi di migliaia di vite, la pazienza di milioni di anime sottomesse come la mia, nel destino quotidiano, al sogno inutile, alla speranza senza memoria. In questi momenti il mio cuore batte più forte per la consapevolezza che ho di esso. Vivo di più perché vivo più grande. Sento nella mia persona una forza religiosa, una specie di preghiera, qualcosa simile ad un clamore. Ma la reazione contro di me viene dall'intelligenza. Mi vedo al quarto piano di Rua dos Duradores. Ho sonno. Guardo sul foglietto scritto per metà La vita vana senza bellezza e la sigaretta a buon mercato, sulla carta assorbente logora. Eccomi qui, in questo quarto piano, a interpellare la vita, a dire ciò che le anime sentono, a fare della prosa. Ci sono giornate che sono filosofie, che ci suggeriscono interpretazioni della vita, che sono appunti a margine, pieni di un'alta critica, nel libro del nostro destino universale. Questa è una di quelle giornate, lo sento. Ho l'assurda impressione che con i miei occhi pesanti e col mio cervello assente si stiano tracciando, come un lapis insensato, le lettere del commento profondo e inutile. Da quando le ultime gocce della pioggia hanno preso a rallentare sull'obliquità dei tetti e l'azzurro del cielo ha cominciato a specchiarsi lentamente sul centro lastricato della strada, il rumore dei veicoli ha preso un altro canto, più alto e allegro, e si sono sentite le finestre che si spalancavano contro la fine della dimenticanza del sole. Allora, nella via stretta, dall'angolo vicino è salito l'invito alto del primo venditore dei biglietti della lotteria e i chiodi piantati nelle casse della falegnameria di rimpetto riverberavano nello spazio chiaro.
Era un'incerta giornata festiva, autorizzata e senza durata. C'erano riposo e lavoro insieme e io non avevo niente da fare. Mi ero alzato presto e indugiavo a prepararmi ad esistere. Passeggiavo avanti e indietro nella stanza e sognavo ad alta voce delle cose prive di nesso e di ipotesi. Gesti che mi ero dimenticato di fare, ambizioni impossibili realizzate a caso. Conversazioni ferme e continue, che se esistessero sarebbero esistite. E in questo vaneggiamento privo di grandezza e di calma, in questo indugiare privo di speranza e di scopo, i miei passi andavano sperperando la mattinata di libertà e le mie parole alte, pronunciate a bassa voce, risuonavano multiple nel chiostro del mio semplice isolamento. La mia figura umana, se la osservavo con un'attenzione esterna, partecipava del ridicolo che ogni cosa umana assume nell'intimità. Sui panni semplici del sonno abbandonato avevo indossato un vecchio cappotto che mi serve per queste veglie mattutine. Le mie vecchie ciabatte erano rotte, principalmente quella sinistra, e con le mani infilate nelle tasche del soprabito postumo percorrevo il viale della mia piccola stanza con passi larghi e decisi, compiendo attraverso il vaneggiamento inutile un sogno uguale ai sogni di tutti. Attraverso la freschezza aperta della mia unica finestra si sentivano ancora cadere dai tetti le grosse gocce della pioggia passata. C'era ancora un leggero fresco rimasto dalla pioggia, però il cielo era di un azzurro conquistatore e le nuvole sopravvissute alla pioggia sconfitta o stanca, ripiegando verso il castello, sgombravano tutte le legittime strade del cielo. Era l'occasione di essere allegri. Ma mi pesava qualcosa, un'ansia sconosciuta, un desiderio senza definizione, ma non spregevole. Forse rallentava la sensazione di essere vivo, e quando mi sono affacciato alla finestra altissima sulla strada che ho guardato senza vederla, mi sono sentito all'improvviso uno di quegli stracci umidi che servono per pulire le cose sporche e che si mettono ad asciugare alla finestra. Uno straccio che poi si dimentica, aggomitolato sul parapetto che lentamente si macchia. All'improvviso, come se un destino chirurgo mi avesse operato per una cecità antica, ottenendo un grande successo immediato, alzo la testa dalla mia vita anonima verso la chiara conoscenza del come esisto e vedo che tutto quanto ho fatto, tutto quanto ho pensato, tutto quanto sono stato è una specie di inganno e di follia. Mi stupisco di quello che non sono riuscito a vedere. Mi sorprendo di quanto sono stato, accorgendomi che in fin dei conti non sono. Guardo come in una distesa al sole che rompe le nuvole la mia vita passata e mi accorgo, con uno stupore metafisico, di come tutti i miei gesti più sicuri, le mie idee più chiare e i miei propositi più logici non siano stati altro che un'ebbrezza congenita, una pazzia naturale, una grande ignoranza. Non ho neppure recitato, sono stato recitato. Non sono stato l'attore, ma i suoi gesti. Tutto quanto ho fatto, ho pensato e sono stato è una somma di subordinazioni, sia a un ente falso che ho creduto mio perché ho agito partendo da lui, sia di un peso di circostanze che ho scambiato per l'aria che respiravo. In questo momento del vedere, sono un solitario immediato che si riconosce esiliato nel luogo in cui si è sempre creduto cittadino. Nel più intimo di ciò che ho pensato, non sono stato io. Mi sopravviene allora un terrore sarcastico della vita, uno sconforto che va oltre i limiti della mia individualità cosciente. So che sono stato errore e traviamento, che non ho mai vissuto, che sono esistito soltanto perché ho riempito tempo con coscienza e pensiero. E la mia sensazione di me è quella di chi si sveglia dopo un sonno pieno di sogni reali, o quella di chi è liberato, grazie a un terremoto, dalla poca luce del carcere a cui si era abituato.
Mi pesa veramente, come una condanna a conoscere, questa nozione improvvisa della mia vera individualità, di quella che ha sempre viaggiato in modo sonnolento fra ciò che sente e ciò che vede. È così difficile descrivere ciò che si sente quando si sente che si esiste veramente, e che l'anima è un'entità reale, che non so quali sono le parole umane con cui si possa definirlo. Non so se ho la febbre, come sento, se ho smesso di avere la febbre di essere dormitore della vita. Sì, lo ripeto, sono come un viaggiatore che all'improvviso si trovi in una città estranea senza sapere come vi è arrivato. E mi vengono in mente i casi di coloro che perdono la memoria e sono altri per molto tempo. Sono stato un altro per molto tempo, dalla nascita e dalla coscienza. E mi sveglio ora in mezzo al ponte, affacciato sul fiume, sapendo che esisto più stabilmente di colui che sono stato finora. Ma la città mi è sconosciuta, le strade nuove e la malattia senza rimedio. Aspetto dunque, affacciato al ponte, che passi la verità e che io mi ristabilisca nullo e fittizio, intelligente e naturale. È stato un attimo ed è già passato. Vedo ormai i mobili che mi circondano, il disegno della vecchia carta alle pareti, il sole attraverso i vetri polverosi. Ho visto la verità per un attimo. Sono stato per un attimo, coscientemente, ciò che i grandi uomini sono verso la vita. Ricordo i loro atti e le loro parole, e non so se non sono stati anche loro tentati vittoriosamente dal demone della realtà. Non sapere di sé vuol dire vivere. Sapere poco di sé vuol dire pensare. Sapere di sé all'improvviso, come in questo momento lustrale, vuol dire avere subitamente la nozione della monade intima, della parola magica dell'anima. Ma una luce improvvisa brucia tutto, consuma tutto. Ci lascia nudi perfino di noi stessi. È stato solo un attimo e mi sono visto. Poi non so più dire ciò che sono stato e alla fine ho sonno. Perché? Non so perché. Penso che il senso è dormire. A volte, quando meno me lo aspetto, mi prende alla gola il soffocamento della banalità e provo nausea per la voce e per i gesti del cosiddetto mio simile. La nausea fisica diretta, sentita direttamente nello stomaco e nella testa, stupida meraviglia della sensibilità svegliata. Qualsiasi individuo che mi parli, qualsiasi occhio che mi fissi, mi colpiscono come un insulto o come un'oscenità. Trabocco di orrore per tutto, mi sento stordito dal sentire che li sento. E succede quasi sempre, in questi momenti di malessere di stomaco, che c'è un uomo, una donna, perfino un bambino, che mi cade sotto gli occhi come un rappresentante reale della banalità che mi tormenta. E questo rappresentante della banalità non è dovuto a una mia emozione soggettiva e pensata, ma a una verità oggettiva, realmente consona nel suo fuori a ciò che sento nel mio dentro, che appare per magia analogica e mi porta l'esempio valido alla regola che penso.